mi propongo di condividere con voi nel mio intervento spunti di riflessione su una ricerca appena avviata su Berlinguer e la conferenza sulla cooperazione e la sicurezza in Europa 1973-1975, ma anche su Berlinguer e nella conferenza dei partiti comunisti operai dell'Europa che si tenne a Berlino Est il 29 e il 30 giugno del 1976, che aveva come tema lotta per la pace, per la sicurezza, per la cooperazione, per il progresso sociale in Europa. Capite subito la stretta interconnessione tra questi due appuntamenti. Questa mia ricerca si innesta in un percorso di studi che io ho intrapreso ormai diversi anni fa, a partire dalla cura delle memorie del cardinale Agostino Casaroli, che aveva come titolo Il martirio della pazienza, la santa sede dei paesi comunisti, volume pubblicato da Einaudi nel 2000, che è stato tradotto in molte lingue e che alla sua presentazione in pompa magna in Vaticano partecipò anche Mikhail Gorbaciov e tutto lo staff che aveva lavorato per il libro e per la presentazione venne ricevuta poi in udienza privata da Papa Wojtyła. Permettetemi, anche per alleggerire un po' il discorso, di raccontare un piccolo aneddoto. La sera dopo la presentazione, dopo quest'udienza, andammo in un ristorante, in una sala riservata a mangiare, e vedendo i commensali a me venne la tentazione di chiedere a Giulietto Chiesa, allora ancora non era ossessionato dalle sue ubbie complottiste, di riferire a Gorbaciov e di tradurre a Gorbaciov che i commensali, dal dirigente delle Einaudi che aveva seguito la pubblicazione del libro, a me che lo presentavo, persino una nipote dello stesso cardinal Casaroli, eravamo stati tutti iscritti al Partito Comunista. E Gorbaciov sorrise un po' dicendo: beh, allora i comunisti eravate di più in Italia che in Unione Sovietica, e forse non si trattava solo di una battuta. Ritorno alla conferenza sulla cooperazione e la sicurezza in Europa, che è quell'insieme di riunioni e di trattative che si svolsero a Helsinki e a Ginevra e che sfociano nell'atto finale di Helsinki, sottoscritto dai capi di Stato e di Governo dei ben 35 paesi nel 1975. Gli stati firmatari dell'atto finale furono i paesi europei, esclusa l'Albania, che poi lo firmerà nel 1990, e comprese le due Germanie, ma anche la Santa Sede, persino il Principato di Monaco, gli Stati Uniti d'America e il Canada. L'atto finale si divide in tre sezioni che raggruppano le principali questioni in oggetto dei negozianti dei tre anni precedenti: sicurezza, cooperazione economica, scientifica, tecnica e ambientale, e diritti umani. Esso non costituisce un accordo internazionale vero e proprio e pertanto non è stato oggetto, così come altri documenti finali dei successivi vertici di Parigi e di Helsinki, di ratifica da parte dei singoli parlamenti nazionali. La Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa ha rappresentato però, sotto diversi punti di vista, uno dei momenti di svolta del percorso evolutivo della guerra fredda. La CSCE è stata un'istanza multilaterale di dialogo e di negoziazione est-ovest, e con la firma dell'atto finale gli stati occidentali riconoscono le frontiere uscite dalla
dalla Seconda Guerra Mondiale, quelle orientali, in particolare quelle tra la Germania e la Polonia, e accettano la creazione di un forum dove si solleva e si discute la questione dei diritti umani. L'atto finale, appunto, di Helsinki, firmato il 1 agosto del 75, dopo un lungo negoziato preliminare, da parte dei capi di Stato e di governo dei paesi che prima ho ricordato, e in questo caso dichiarano di essere animati dalla volontà politica nell'interesse dei popoli di migliorare e intensificare le loro relazioni, confermando l'inviolabilità delle frontiere, quindi lo status quo che si era delineato in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. E sì, questo è l'altro punto importante, si impegnavano a una risoluzione pacifica delle controversie e al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi compresa quella religiosa. Berlinguer lo definì un grande evento positivo, cito tra virgolette, che, cito ancora tra virgolette, apre la strada a nuovi passi in avanti sulla via di un sistema di sicurezza e di cooperazione in Europa, per conseguire gli obiettivi di un reale progresso democratico e di rinnovamento economico e sociale nell'Europa occidentale. E a parere sempre di Berlinguer, cito di nuovo tra virgolette, nei singoli paesi e nella misura del possibile in tutto l'Occidente europeo si realizzino progressivamente un avvicinamento e una collaborazione tra i partiti che hanno le loro basi nella classe operaia, nelle masse lavoratrici e nei ceti popolari, e quindi in primo luogo con i partiti e le organizzazioni di ispirazione cristiana e con altre forze democratiche di diverso orientamento. Un'intervista importante fatta al giornale quotidiano del Partito Comunista il 31 ottobre del 75. Commentò allora la Civiltà Cattolica, il prestigioso organo dei gesuiti che, come sappiamo, è anche l'organo ufficioso della stessa Santa Sede. Praticamente, scrive la Civiltà Cattolica, si tratta di allargare la proposta del compromesso storico nata in Italia, dove assume caratterizzazioni nazionali, all'Europa con il consenso dei comunisti spagnoli e francesi. In una intervista al quotidiano romano Il Messaggero, e io in questa ricerca faccio una piccola parentesi, mi propongo sempre, per così dire, di uscire da una ricostruzione, per così dire, tutta autoreferenziale, perché come storico so e insegno che l'identità delle persone, ma anche l'identità dei soggetti organizzati, è fatta sempre di propria identità ma anche di percezione esterna, altrimenti si cade in limiti di pura e semplice autoreferenzialità. Dicevo, in un'intervista al quotidiano Il Messaggero, Berlinguer, citando i documenti elaborati insieme ai francesi e agli spagnoli, dichiara di avere trovato ampie convergenze con i partiti comunisti europei. Prima è stato detto che in realtà queste convergenze vengono cercate e alla fine si ritrovano anche in altri partiti comunisti e di sinistra a livello mondiale fino al lontano Giappone. Bisogna avere presente, per contestualizzare tutto questo però, che per gli USA la metà degli anni 70, in particolare l'estate del 1975, l'anno dell'atto finale di Helsinki, per gli USA si è appena conclusa e in modo disastroso la guerra del Vietnam. Ne approfitto, permettetemi un'altra piccola parentesi anche in questo caso, che forse è necessario non
passare nel dimenticatoio l'anniversario, quest'anno nel 2015, di questo evento straordinario che ha segnato persino le emozioni di generazioni intere. Ne approfitto anche per ricordare che l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico si propone a Roma, ma anche in altre città in Italia, di organizzare degli incontri con delle proiezioni per riportare anche le immagini di quell'evento straordinario che non riguardò solo la vicenda politica militare di un paese lontano dell'Estremo Oriente, ma la coscienza popolare, in particolare giovanile, del mondo nel suo complesso. Chiudo questa parentesi, a mio parere doverosa. Dicevo, è un momento di grande difficoltà per gli Stati Uniti, segnato da un appannamento dell'immagine stessa della leadership americana. Il governo statunitense non può permettersi nuove sconfitte in politica estera ed è forse la ragione che, rispetto alla conferenza di Helsinki, Kissinger, oltre che uomo politico di primo piano della leadership americana, è anche uno studioso affermato e noto di relazioni internazionali, e parlò di consolidamenti reciproci e lanciò anche la teoria della sovranità limitata, in questo caso rifacendosi addirittura alla Santa Alleanza del Congresso di Vienna del 1815, l'Unione Sovietica in un qualche modo come erede della Santa Alleanza del 1815. Era certo una giustificazione, ma non proprio, come si può dire, un bel esempio di cui andare fieri. E vorrei ricordare anche in questo caso, no, che l'europeismo del Partito Comunista, l'ha scritto un collega storico, Mario Maggiorani, pur maturando sin dagli anni 60, nel decennio successivo, con l'arrivo alla segreteria di Enrico Berlinguer, diventa una scelta definitiva. Per usare un'espressione cara a Franco Rodano, ecco, diventa, per così dire, la via maestra e obbligata al contempo per la costruzione del socialismo nella democrazia. Credo che questo poi sia la definizione vera della strategia complessiva di Enrico Berlinguer in questi anni. E voglio ancora citare di Berlinguer, non ne farò molte di citazioni, che Berlinguer, intervenendo l'8 luglio del 1980 a una seduta del Parlamento europeo, pur ormai in un clima internazionale profondamente mutato, nel quale est e ovest si rinfacciavano il fallimento della distensione e quella che potremmo definire la Magna Carta dell'atto finale di Helsinki, che correva il rischio di diventare retorica, però Berlinguer, in questo intervento al Parlamento europeo, ripropone con convinzione lo spirito della conferenza di Helsinki. Dice: siamo ormai alla vigilia della conferenza di Madrid, una delle conferenze, per così dire, di rivisitazione e di bilancio sull'applicazione dell'atto finale di Helsinki. Ed è interesse profondo dell'Europa che questo appuntamento, promuovendo una più accentuata applicazione da parte di tutti gli Stati degli impegni di Helsinki, spiani la strada a nuovi passi in avanti della cooperazione est-ovest. Al Consiglio dei Ministri e alla Presidenza lussemburghese noi chiediamo che nel quadro della cooperazione politica i nove paesi della comunità europea di allora definiscono una linea positiva ed aperta per la conferenza di Madrid,
che il nostro Parlamento venga riformato e possa a tempo dibattere sugli orientamenti che i nove intenderanno seguire. Non ho tempo, sono ben al corrente, per sviluppare ulteriormente questo discorso. Vorrei solo dire che, ad esempio, rispetto alla conferenza di Helsinki e più in generale al ruolo di Berlinguer, Silvio Pons, un nostro collega storico molto noto, che ha scritto un discusso volume intitolato Berlinguer e la fine del comunismo, pubblicato da Einaudi, fa per così dire una ricostruzione estremamente anche documentata e ragionata, ma che collega in un qualche modo poi la vicenda che lui definisce tragica di Berlinguer appunto alla fine del comunismo e alla consapevolezza che secondo Pons lui aveva tragicamente di questa fine. In particolare per quello che riguarda Helsinki e la distensione est-ovest, ma anche la Ostpolitik di Willy Brandt e la stessa Ostpolitik della Santa Sede che il Cardinal Casaroli e poi il Cardinal Achille Silvestrini fecero, alla fine avrebbe creato una situazione per cui paradossalmente sarebbero stati i popoli e i paesi di quello che allora si chiamava il terzo mondo, singolare universo, perché per alcuni decenni sono chiamati paesi in via di sviluppo e poi diventano tragicamente paesi sottosviluppati, destinati a non uscire più dalla loro condizione. Quindi distensione est-ovest, accordo complessivo est-ovest a spese di questi paesi. Credo che questa interpretazione sia assolutamente errata, infondata, e basta rileggere i discorsi di Berlinguer al Parlamento europeo, discorsi che ha raccolto e anche commentato con grande rigore Alessandro Ebel, per capire che invece nei confronti del mondo nel suo complesso, che non si riduce all'Europa, vi sia un'attenzione costante e crescente, anche perché vi è l'intuizione che non c'è un destino della storia che condanni il terzo mondo e quindi gran parte del mondo al sottosviluppo e alla miseria, e dall'altro la storia, per così dire, ha contraddetto questo che gli intellettuali chiamano African pessimism, cioè questa visione eurocentrica per cui interi continenti sono destinati a non venire fuori da questa loro condizione di isolamento e di depressione. Mi rendo conto che io non ho affrontato l'altro tema che volevo affrontare. Mi limito solo in questo caso a ricordare che sulla conferenza dei partiti comunisti e operai che si svolge a Berlino Est nel 76 c'è un saggio molto bello di uno studioso socialdemocratico tedesco, Heinz Timmermann, che già nel 1974 per la De Donato in Italia aveva pubblicato un libro, I comunisti italiani, considerazioni di un socialdemocratico tedesco, ed erano considerazioni piene, per così dire, di attenzione e anche di simpatia. E in questo caso l'interpretazione che Timmermann propone è che in realtà in questo incontro che si tiene a Berlino Est vi è una sostanziale vittoria, lui li chiama dei partiti autonomisti, intendendo per autonomisti non solo i tre partiti prima più volte menzionati, Partito Comunista Italiano, Partito Comunista Francese e Partito Comunista Spagnolo,
ma anche per alcuni aspetti i romeni e soprattutto gli jugoslavi che tornavano dopo 20 anni ad un incontro dei partiti comunisti dell'Europa. E diciamo, questo incontro che doveva essere di preparazione a una nuova conferenza internazionale dei partiti comunisti, invece si rivela l'ultimo. E Timmermans mette con grande in evidenza il ruolo che in questa conferenza svolgono gli jugoslavi per un verso, per l'altro Georges Marchais, ma soprattutto Enrico Berlinguer. Uno dei passaggi di grande importanza, a mio parere anche di grande significato, ad esempio rispetto alla controversa questione, quasi una querelle, dell'internazionalismo proletario, sottolinea Timmermans, Berlinguer introduce, che non è solo un aspetto teorico, ma politico-pratico, la questione che l'internazionalismo proletario riguarda ceti, soggetti e quindi partiti e organizzazioni ben più ampi e variegati rispetto a quelli della tradizione del marxismo-leninismo. E persino sulla questione del marxismo-leninismo, oggi forse ci fa un po' sorridere, passa l'addizione del riferimento non più al marxismo-leninismo, ma alle grandi idee di Marx, di Engels e di Lenin. Sembra un fatto puramente letterario, in realtà sta a indicare una trasformazione profonda anche nel lessico politico che si sta avviando. Grazie.